Oggi non è un giorno in cui io protesto, oggi è un giorno in cui noi tutta la società civile chiediamo giustizia. Giustizia perché la giustizia deve stare dalla parte dei giusti. Basta questa cosa che per tanti anni abbiamo visto dei garantismi che ci hanno portato ad essere invasi da gente violenta, da minori che si sentono impuniti, che escono armati, che uccidono in maniera così di default. Perché tanto sanno che la giustizia nei loro confronti è ipergarantista. Io mi appello al giudice oggi, deve empatizzare con me, deve pensare che se ci fosse stata sua figlia al posto di mio figlio, cosa avrebbe fatto lui? Cosa avrebbe fatto lui, LB, il killer di mio figlio, pluripregiudicato, rapinatore di Rolex, facente parte di una famiglia di pregiudicati, ha ereditato la violenza, come si ereditano i capelli biondi e gli occhi azzurri, è gente che non può essere salvata, bisogna salvare mio figlio e tutti gli amici di mio figlio e tutte le nuove generazioni che devono credere nella giustizia. Perciò ci vuole una giustizia esemplare, ci vuole una condanna esemplare, perché altrimenti tutti i minori si sentiranno in dovere di uscire armati a uccidere, tanto escono subito da galera. Come è stato questo tempo senza suo figlio? Un tempo balordo perché io sono l'avatar di me stessa. Io sono una persona che non vive più da quando mio figlio non c'è più. Io sono una persona che adesso combatte per i giovani che restano, per i figli, per mia figlia Lulù, perché sto andando nelle scuole a portare il seme della legalità, a fare in modo che Giorgio sia il vero influencer da seguire. Questa è la cosa importante, questa è la cosa più importante. Noi dobbiamo assolutamente adesso far credere ai giovani che bisogna avere una prospettiva futura, pensando che se si esce la sera e si va in un pub non si può essere uccisi nella maniera più assoluta. Giorgio è morto per proteggere un amico, ma l'avrebbe fatto e l'avrebbe fatto chiunque per proteggere un proprio amico. Ma mica tu pensi che quello c'ha la pistola addosso, perché una brava persona non ha dentro di sé l'archetipo della pistola, non avrebbe mai immaginato che quello potesse sparare, perché Giorgio era una persona che, guardate qual era la sua arma, il corno francese, avete capito che significa? Mio figlio è morto per salvare un amico e questo amico perché si deve portare sulla coscienza il fatto che Giorgio sia morto per salvare lui, solo perché un balordo era armato quella sera? Non si può, è una cosa impossibile, è una cosa che non si può accettare. Ecco perché la giustizia deve essere giusta, anche per ridare un valore a tutti gli amici che senza il loro fratello si sentono persi. E non è giusta una roba del genere, affatto, non è affatto giusta. Lei diceva non c'è possibilità di riabilitazione. Allora, scusatemi, io sono una riabilitatrice, ma voi lo sapete che io 10 anni fa a Torre del Greco abbiamo riabilitato il figlio di un killer che viveva in un basso, gli abbiamo dato una casa al terzo piano, se ne sono andati perché hanno detto che c'era troppa luce. Ma vi rendete conto? Questa è gente che è abituata a vivere in dessa hotel, questi sono topi di fogna, non puoi mettere un topo sopra un albero a fare l'uccellino, basta con questi garantismi. Adesso bisogna intercettare tutti questi balordi da bambini e cercare di prevenire, ma chi ha commesso un errore deve essere punito, basta, che ci sta a rieducare uno che a 14 anni già ha fatto un tentato omicidio, ma la finiamo con queste narrazioni tutte sbagliate. Prevenire in che modo? Dell'innocente di Napoli, lei però in maniera coraggiosa si è esposta. Un messaggio per le altre mamme e le altre famiglie che come lei in questo momento attendono delle sentenze. Guardi, io ieri mi sono incontrata perché sto parlando nelle scuole di legalità col papà di Annalisa Durante. Io sono sempre stata vicina anche alla mamma con le parole, con i pensieri di Francesco Pio Maimone, cerco di nominarlo in ogni dove. Con la mamma di Nicole Causo a Roma ci siamo viste perché un'altra povera creatura uccisa e buttata in un sacchetto della Munnezza da un minorenne. Il tema è scottante. Noi, io lo voglio profetizzare, lo sto profetizzando da tempo. Se non diamo pene esemplari a questi minori, io vi profetizzo che moriremo uccisi tutti per mano di un minore impunito. Adesso è il momento di cambiare radicalmente la legge. È assurdo che io oggi debba fare un sit-in fuori a un tribunale perché non mi posso costituire parte civile e devo sentire le stronzate che dirà l'avvocato della difesa, le grandi stronzate, perché il killer di Giorgio LB l'ha ucciso volontariamente. Che ci sta da scontare? Che ci sta da scontare? Che ci sta da scontare? Nulla!
Perciò io non le posso accettare le stronzate di una legge costruita completamente male. Non posso dire una parola io dentro a quel tribunale. Dobbiamo sentire le cazzate dell'avvocato della difesa. Ma tutto a posto? Ma in che stato ci troviamo noi? Noi ci dobbiamo ribellare, scendere in strada, perché altrimenti questa società civile diventerà cane mangia cane. Giustizia, un ragazzo meraviglioso che ha perso la vita per un balordo. Chiamiamolo balordo. Palle, e lo trucida con un colpo in petto. È andato a giocare a tifoso. Deve avere una pena esemplare. Giustizia per Giorgio, giustizia per il ucciso un angelo, è folle, è mio figlio, per quello.